Ciao a tutti, in questo video speciale ho a fianco a me Mattia Torrioni, nonché cofondatore di Swimprove, proprio insieme a me. Ciao a tutti, con Marco diciamo che abbiamo condiviso anni e anni di nuotate, di vasche e di gare di nuoto assieme. Nel video di oggi vogliamo portarvi quello che è il nostro primo esordio in una gara triathlon. Sì, diciamo non è stato per niente facile passare dalle gare di piscina pura come facevamo in passato a contestualizzarle all'interno di una nuova disciplina come quella del triathlon, unita appunto al ciclismo e alla corsa, soprattutto anche in fase di preparazione. La gara non è stata affatto facile per noi, quindi non voglio in realtà spoilerarvi nient'altro e vi lascio direttamente al video racconto. Giro detonante, l'ultimo chilometro era di tutte le gare. Era 3 anni che l'avevo sfondato. Siamo al termine della nostra prima gara di triathlon, direi che è stata veramente tosta. Io soprattutto ho sofferto tanto nella frazione di corsa, dove Mattia me lo sono visto passare come un razzo all'ultimo giro. Io ormai avevo il sangue alla gola e ringrazio le ragazze dell'acqua che mi hanno salvato, perché veramente era caldo e poi percorso un po' tortuoso. Io invece diciamo che il mio punto dolente è stato un po' la bici, e forse sicuramente ho peccato per l'inesperienza, perché siamo arrivati qua e subito ci siamo cambiati, zona cambio, era un po' la prima volta per noi, quindi si è fatto bel caos, la parte logistica. Un po' la rincorsa, un po' la rinfusa, sicché praticamente non si è nemmeno fatto il giro di ricognizione iniziale del percorso bici, e anche forse per questo nel primo giro ho sbagliato 2 volte percorso, quindi sono andato 2 volte a dritto, meglio una volta a dritto, un'altra volta invece di fare una curva
anche lì sono andata a dritto, quindi esperienza, diciamo, è il mestiere che entra forse. La parte sicuramente più positiva per noi è stata il nuoto. E io non avevo strumentazioni al polso, né Garmin né niente, però da quanto mi dicono sono uscito in 8:30, quindi diciamo sicuramente un bel risultato considerando i doppiaggi, il fatto che comunque sia era un po' anche la prima volta dove applicavo il nuoto in un contesto di triathlon, e quindi sicuramente è stata una bella esperienza. Ci siamo divertiti anche a vestirci diciamo sotto un'altra veste, scusate il gioco di parole, nel nuoto, che da chi era diciamo abituato soltanto a fare uno sforzo massimale come potevano essere 400 stile, c'è da dire che va saputo gestire nell'ottica della gara. Quindi poi dopo comunque si è stato a fare ancora 45 minuti di ciclismo e corsa insieme, quindi non era sicuramente facile la parte di gestione, no? Sì, no, poi siamo partiti in seconda batteria perché essendo la prima gara eravamo senza ranking. Questo un po' ci ha penalizzato. Sì, cioè, ci siamo ritrovati un po' completamente da soli, perché Marco è uscito primo nella frazione di nuoto abbondantemente, poi c'ero io dietro, credo intorno ai 9 minuti e 15, insomma, credo di averci impiegato intorno a quel tempo lì sulla frazione di nuoto. Comunque Marco all'incirca mi ha dato un 60 metri, quindi è uscito prima Marco, poi sono uscito io e c'era dietro di me c'era gente a almeno un minuto e mezzo, due minuti, quindi è stato un po'... siamo arrivati da soli, quindi sicuramente come prima esperienza forse anche questo ha inciso nell'economia della gara, oltre poi ai vari problemi. Lo sapevamo, si è messo in conto che comunque sia, era la prima volta per entrambi, quindi sicuramente l'obiettivo del divertimento c'è stato, l'abbiamo raggiunto, abbiamo sudato tanta fatica veramente e la parte di corsa è stata dura, però diciamo siamo soddisfatti. E dai, sicuramente c'è da migliorare, si può migliorare a mio avviso anche solo gli errori che abbiamo fatto, ma probabilmente anche in zona cambio. Abbiamo fatto del nostro meglio, però magari abbiamo entrato una scarpa, però credo che siano cose normalissime. Quindi dai, direi che sicuramente possiamo, no, annunciare già forse una prossima gara, ci siamo divertiti alla fine. Ma magari vediamo se fare un video dedicato a parte con l'analisi dei tempi, vediamo un po', intanto c'è ancora da fare le premiazioni e da vedere ancora i risultati, quindi è tutto così un forse. Primo classificato categoria S1, Torrioni Mattia. Ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno salutato qua alla gara, ci hanno riconosciuto, ci hanno fatto i complimenti per quello che facciamo, addirittura abbiamo trovato anche un futuro nostro cliente che entrerà all'interno dei nostri servizi da settembre, quindi ci ha fatto ancora più piacere soprattutto vedervi soddisfatti e sentire da voi stessi fisicamente il fatto che grazie anche ai nostri video semplici come può essere questo su YouTube siete riusciti a migliorarvi in questa frazione di nuoto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Spero che questo video racconto della nostra prima avventura di questa gara di triathlon possa esserti piaciuto. Magari facci sapere tramite un commento qua sotto se vorresti un video un pochino più specifico di analisi, dove magari andiamo a valutare meglio l'aspetto tecnico, magari proprio anche di prestazione stesso, mantenendo un focus sicuramente un pochino maggiore sulla parte di nuoto, ma anche sulle altre due frazioni di questa gara. E poi perché no, magari anche in futuro abbiamo un programma altre gare, non per forza di triathlon, ma anche di nuoto, corsa, che abbiamo intenzione di fare. Quindi facci sapere se questo format ti piace, se vuoi appunto vedere le nostre prossime gare qua direttamente sul nostro canale. Ciao, ciao a tutti.